Ma prima di finire la puntata posso chiedervi il permesso se posso invitare a cena la vostra assistente? Francesca. Quale? Cosa fa? Ma rimorchia con la Francesca? Sì. Ne parliamo dopo. Sì, secondo me è un no. E non è male però, okay. Ne parliamo sai poi. Che se lo chiedevi a lei ti mandava a fare in culo, credo. Però hai scelto... Il gabbrone. Ma perché io ho buon gusto. Cioè anche lei è bellissima, nel senso no, è bellissima. Gaff, una gaff dietro l'altra, il gabbrone, no, una cosa no, pazzesca. Se poteste vedere la faccia di Leonora in questo momento. Mamma mia, muschio selvaggio. Ciao ragazzi, bentornati a Muschio Selvaggio. La prima puntata della stagione inizia con una strana coppia. Una coppia meravigliosa. David Parenzo ed il Gabbrone. Ciao, un ragazzi. Applauso. Così a caso. Il Gabbrone. Il Caprone? No, Gabbrone. Gabbrone. Mi venissero già a insultare dall'inizio. Ma no, non so come si chiama. Gabbrone. Gabriele all'anagrafe, Gabbrone. Non è Caprone. Caprone è una gag che mi fanno i ragazzini troll su Twitch. No, si arrabbia subito. Il Gabbrone, okay, con due B. Che momento. Conosce le gesta del qui no, presente? No, ma chiedo così. Scusa, non l'ho mai sentito. Neanche la professione? Conosco il dottor Fedez, ovviamente, conosco anche lei e anche sua moglie. Beh. Ma non conosco perché, il dottor perché Gabbrone. Conosci la moglie di Marra? Perché facevano dei video insieme. Cosa? Quindi lei mi ha visto i video? I tuoi, sì, certo. No, i video... No, poi. Non li ho visti, ma so che insomma, se ne parla molto in rete di quello che... delle sue, ha un pisellone lui, sapeva. Non mi intendo di questo. Beh, però, tutti ce ne intendiamo in qualche modo. Sì, no, non l'ho mai visto, questo volevo. Io l'ho visto perché ha fatto dei video, è un pisellone. No, si può dire che è un pisellone? Vabbè, è pubblico tanto. Sì, cioè è un pisellone, no? Magnifico. È un bel pisellone. Grazie, vabbè, ragazzi. Grazie. È anche bello venoso poi. Ma, vero, è molto vascolarizzato. Uscirei dal mio pisello però, perché pezzo, giustamente dobbiamo un attimo comprendere sì. Le differenze, ma anche le similitudini tra sì. Le due professioni dei nostri qui presenti. Allora, Gabriele, spiega al dottor Parenzo la tua professione. Allora, piacere innanzitutto. Ciao, Gabbrone. Gabriele, Gabbrone. Sì. Insomma, tutto quant'altro, molestatore sociale, ludopatico e quant'altro. Ah, ludopatico pure. Anche purtroppo sì. Lui segna, nel frattempo. Cosa gli serve tutta questa scaletta? No, sono miei appunti. Si sta facendo una mappa concettuale per cosa? No, nessuna mappa. Perché è così agitato? Ludopatico, benissimo. Perché a sapere con chi ho a che fare, scusami. Vabbè, perché ho a che fare con dei politici, non è che sono tanto meglio anch'io di lei. Anch'io sono un personaggio però... politico a mio modo. Sì, vabbè, comunque. Smuovo comunque le masse. Comunque, lei è un ludopatico dichiarato. Sì. Allora, che lo so, adesso sto cercando di uscirne un po', smesso. No, bene. Sì, lo so, comprendo. Si sta, io. Si sta curando. Esatto. La mia professione, io faccio lo streamer, immagino tu conosca, sì. Quindi comunque alla fine è anche abbastanza simile, sì. Perché comunque siamo entrambi due comunicatori, quindi... Beh, insomma, sì, vabbè, per carità, certo. Beh, anche io a modo mio comunico. Ma sì, ma per carità di Dio. E niente, mi occupo di intrattenere le persone in diretta. Ma le intrattiene su quali concetti? Allora, il mio personaggio è nato... andando in giro per strada e sì. Devo essere sincero, ero un po' giovane, ero un po' immaturo. Ah, ma ci stai, giusto così. Facendo l'idiota, insomma, sostanzialmente. No, ma facendo l'idiota, ma facendo in maniera sana, genuina, maniera spontanea. Sana. Benissimo. Come giusto che sia. Mi divertivo. È diventato famoso facendo questi video che adesso andrò a vedere, ovviamente. Abbiamo anche un contributo. Mandiamolo. Allora, contesto. Questa era una manifestazione no Green Pass. Ok. E il qui presente Gabriele è andato per fare, insomma, una testimonianza. Un'inchiesta. Per capire. Un'inchiesta sul posto, quindi un giornalista d'assalto, potremmo definirlo così. Giornalista, questo non lo Beh, so. Beh, un giornalista, dai. Guarda che no Grembaud, no Grembaud, no Grembaud, no Grembaud, no Grembaud, no Grembaud, no Grembaud. Che ne sa di chi è Grembaud? Vabbè. Spieghiamo la gag, è un nostro collega Grimbaud, però qua stavano urlando no Green Pass. Certo. E lui diceva no Grimbaud, la devo mettere tutta? No, vabbè, era per far capire a David. No, adesso... però c'è anche la parte, c'è una parte ancora più divertente. C'è la parte divertente. Scusatevi, non ho capito. Sì. È la nuova forma di Green Pass che metteranno dopo i 9 mesi di scadenza. Grimbaud, sì. Che è comunque grave il Grembaud pure quello, eh? Sì, tra
un paio di giorni che è uscita. Cambierà, bloccheremo la città. Bellissimo. Bel momento, raga. E tra le varie etichette può aggiungere anche Novax. No, questo mi diverte perché hai preso per il culo questi qui che cantavano No Green Pass, quindi questo è molto divertente. Esatto, per mi questo dispiace che lei sia un No Green Pass o un no. No, in realtà no. No, non è vero, mi sono vaccinato 4 volte. Sì, ah, sì, bravo, sì, allora. Sono solamente contro Israele, contro il governo israeliano corrotto. Calma. Mi spiega che relazione c'è tra il Green Pass e le questioni medio orientali di cui lei un po', Parenzo, dai, su via. Ah, perché non sa, lei non sa neanche dov'è. Se le dovessi disegnare una cartina geografica, non sa neanche dov'è Israele. Però nella concezione adesso, generale adesso dire della Turchia, Israele assassino è vicino alla Cisgiordania, vicino all'Egitto, vicino al Libano. A voi ragazzotti, compa, la cartina geografica basta leggerla, basta guardarla. Io ho studiato, non ho manco il diploma, però un pochettino studiavo. Però dai, questo ad esempio è un atto divertente dissacrante, no? No, sì, questo ripreso in video, dico. Ah, il No Green Pass, No Green Bound, cioè, questo è molto divertente, questo è un atto marinettiano, potremmo dire, no? Lei si ricorda il movimento futurista di Marinetti? No, cioè, il vuoto cosmico vedo nei suoi occhi, l'occhio vitreo vedo proprio. Senti, vabbè. Era quello che diceva... Movimento futurista, tema la non guerra. Lo sa neanche Vedez, cosa devo saperlo io? Bravissimo. Tema la guerra. Bravissimo. Com'è che bravissimo, era? Bravissimo. Lo sapeva, futurista è quello che ha lanciato. Ah, perché mi sa che l'avevi citato dicendo poi un Garetti invece. Un altro sbagliato. No, era Marinetti effettivamente. Diceva andiamo oltre. Allora, Gabriele e poi David, la cosa più difficile nel tuo lavoro? Forse mantenere la propria sanità mentale... abbastanza equilibrio mentale. Esatto, esattamente. Ed è messa a dura prova da? Beh, è messa a dura prova dal fatto che il web è un posto tossico. Soprattutto molto. Twitch e il mondo delle streaming è ancora più tossico rispetto a qualsiasi altro, che sia TikTok, YouTube o quant'altro. È un lavoro in cui stiamo sempre a stretto contatto con le persone in diretta, siamo sempre lì giudicati con tempo reale su ogni cosa che diciamo, su ogni cosa che facciamo. Quindi è un po' difficile da magari gestire tutta la pressione o tutte le critiche o tutte quelle cose lì che magari un po' ogni tanto ti possono buttare giù. Sì, io credo che il mondo di Twitch e dello streaming in generale debba porsi delle domande sulla salute mentale dei propri content creator, perché tutti, raga, io ho provato, quanti anni fa? 2 anni fa? Era pandemia, sì. Ho provato a streamare in pandemia per 6 mesi, una roba del genere, raga, ero... prosciugato dall'idiozia. No, non dall'idiozia, ero prosciugato perché tu immagina che io non lo facevo per lavoro, ok? Certo. Però avevo un contratto che più streamavo, più soldi mi davano. Okay. Hai capito? Io su questo ti posso venire molto vicino. Quindi più ore facevo, io dovevo mantenere 8 ore per ricevere un sacco di soldi, ok? H24. Raga, okay. Non ci sono riuscito. Cioè dovevo solo streamare, non ce l'ho fatta e mi davano tanti soldi. Perché faticosissimo, ore. È faticosissimo, devi stare 8 ore e devi da solo, tu non hai una redazione. Immagina che hai solo una telecamera, sì, senza redazione. Una maratona da sola, da solo, tu devi organizzare un palinsesto. Dopo un po' non sai più che cazzo dire, io ho avuto una vita comunque folta di aneddoti. Dopo un po' ho finito tutti gli aneddoti. Ma ogni ora fare. Quanto ti pagavano? A loro o al minuto? In quel caso? No, dovevo fare 20 ore settimanali. 20 ore settimanali? 20.000 euro? 200.000 euro? Quanto avevo? 20 no, ore no, euro. Mi davano tanti soldi. Di più di questo. Dici la cifra. Voglio sapere. Ma Twitch proprio? Non si può dire scherzo. Non si può dire. Non c'è bisogno. Va bene, io mi candido. Ho 4 figli e quindi sono pronto a fare questa però sfida. Però qui ti volevo, Davide, perché tu piano piano stai entrando anche nel mondo dell'internet, no? Cioè, adesso sei un'istituzione, diciamo, della radio, della televisione. Vabbè, lo posso dire io, non devi dirtelo da solo. No, c'ho i social. Adesso dai, stai entrando un po' su TikTok anche. Sì, sono un cane, devo con 47 anni, sono un analfabeta digitale, devo capire come funziona, devo circondarmi di Gabrone, si chiama il direttore lei. Gabriele Gabrone. Devo circondarmi di giovani per capire come funziona. I miei figli sono più avanti di me. Posso suggerirtelo come social media manager? Sì, assolutamente. Se poi potrebbe a favore del vaccino, per me figurati, anzi. L'unica cosa è Israele che un po' mi tocca nel profondo. C'è questa piccola divergenza. No, però, anche Federico però mi pare che sulla questione assolutamente Israele, contro Israele io, cioè, lo dico. Pensavo contro Hamas, dicessi. No, anche contro Hamas, ma Israele, bravo, credo... Però cominciamo col dirlo, sì, contro sì. Hamas. Hamas sono dei dittatori terroristi. Ok, se quelli sono degli dove le persone
Lei adesso è già partito. No. Bravo, sì. Ho esagerato, ok, chiedo scusa. No, aspetta, non si può dire bastardi. Il fatto qual è? Cioè, questo non toglie che anche loro hanno fatto le cavolate, ok, hanno fatto cose bruttissime, ok, però... Direi... Cioè, è colpa del governo italiano che è stato gestito col culo da anni e anni or sono. Quel caspita di presidente. Gaza da Hamas. Guarda, questo deve essere l'imperativo categorico. Questa bellissima trasmissione lì non sarebbe possibile farla, quindi basta questo per dirlo. Dov'è la popolazione civile di Gaza che si ribella ai propri dittatori? Dove sono? Io non li ho visti. Dove sono i Fedez di Gaza? Dov'è il Gabroni di Gaza? Dov'è il Cerbero di Gaza? Già morto il Gabroni di Gaza. Dove sono questi? Dove sono? Io non la vedo. Questi intellettuali che si ribellano, gli intellettuali nel corso della storia hanno fatto delle cose strepitose perché si sono ribellati ai regimi. Allora io sono dalla parte del popolo palestinese, ma dalla parte di quel popolo che si ribella contro la propria dittatura. Allora, tu in Israele puoi dire che Netanyahu è un criminale, lo puoi dire nelle televisioni, nelle radio. Grazie a Dio, perché dici... sono 10 milioni e 9 milioni e 900 mila sono contro quel... Quindi è una questione di numero, Gabroni. No, non è una questione di numero, però fammi capire. Però sicuramente è un popolo più meno potente quello palestinese. No, a meno potere, una meno potere persona può cambiare, non possono stare lì a protestare contro degli islamici che li farebbero fuori alla prima parola sbagliata. Fratello mio, su questo io non ti seguo, perché la democrazia non cade dall'alto. La democrazia tu te la devi conquistare. E allora, quando i palestinesi si ribelleranno ai loro tiranni, ce ne sono ai loro Hamas, no, ce ne sono, e come? Ce ne sono. Quando si ribelleranno, io dirò, lì sta nascendo qualcosa che assomiglia a diciamo loro. Però scusami, Parenzo, se non hai memoria storica, cioè noi siamo un paese che si è ribellato dal nostro tiranno, abbiamo dovuto aspettare che ci liberassero. Beh, tu fai riferimento alla resistenza. Diciamo che c'è stato il nord lo ha liberato. Quindi qualcuno dovrà anche salvarlo. Ma il nord l'hanno liberato i partigiani. Al sud, grazie allo sbarco degli americani, poi c'è stato anche l'intervento militare. Senza una liberazione, però diciamo che secondo le bombe americane, però le bombe americane che hanno distrutto mezza Milano, visto che noi siamo a Milano. Quelle bombe americane erano bombe di libertà? Secondo me sì. Forse. Bombe e libertà sono un ossimoro, secondo me. Però, però no, come questo, i missili, le missioni di pace. Eh beh, certo, quello, ci non sono lo so. Io senza la vedo, il allora. Militare. Allora, vi faccio un'altra domanda: Afghanistan, talebani. 20 anni di presenza americana in Afghanistan, la condizione degli afghani era migliore di quella di oggi. Quando gli americani se ne sono andati dall'Afghanistan, in quell'immagine terribile in cui c'erano gli afghani che erano attaccati agli aerei, ma ve lo ricordate o no quell'immagine? Proiettatela, fatela vedere. Questo chi, è chi un podcast. Chi ha armato i talebani? Vabbè, questi sono stati gli americani che hanno commesso degli errori nel passato, sicuramente. Ma poi la storia cambia. Ma come fa a cambiare la storia? Ma no, ma se tu non c'è. Beh, è evidente, non è che l'America è il paese perfetto, ragazzi. Non lo è. No, ma le no, aggiungiamo no. due elementi, per però importanti. No. Aggiungiamo due elementi. Uno, quello che diceva Federico, cioè secondo me dovremmo anche aiutare un popolo a fare questo atto di ribellione. E in secondo luogo c'è anche una cosa che ha raccontato Montanari. Tommaso Montanari qui, ovvero il racconto della politica, ed è molto difficile anche per un popolo che ha sempre vissuto con un certo tipo di racconto imporsi in quel modo, al di là poi della difficoltà nell'imposizione a livello pratico, è molto difficile concepire anche l'ideale che noi qui vediamo come un ideale di pace, quindi una totale, ragazzi, esempio, la libertà ha un prezzo. Alle volte, certo, per conquistare la libertà ci vogliono le armi. Siamo d'accordo, però ce lo hanno raccontato e poi mi dovete spiegare perché quella dei palestinesi è una resistenza legittima fatta con le armi. Non l'abbiamo detto noi. Ma il sottotesto è questo. Perché ci vuoi mettere in bocca cose che non abbiamo detto? Allora, quindi, se convenite con me, che il problema palestinese oggi. Perché ti scrivi queste cose che sono vecchio. Sono anziano, ho bisogno di scrivere sulle note del telefono. Ho bisogno di fissare i concetti. Mia madre, quando sta al telefono fai disegni. Ma io pure ho gli appunti. La vostra generazione. Comunque, vogliamo dire una cosa, cioè oggettiva. Ok, parliamo di guerra. Ok, visto che di guerra stiamo parlando. Vogliamo dire che ci sono due schieramenti. Allora, no, innanzitutto voglio dire una cosa, secondo me, che è migliorata nel tempo rispetto allo stato attuale dell'arte, ovvero che oggi in Italia si può dire io sono contro le azioni dello Stato israeliano, cosa che 10 anni fa, in questo paese qua,
questo non era così semplice. È quello che stavo cercando di dire. Quindi, a Davide, cioè anche qui abbiamo avuto intanto stanno molta cambiando delle cose nel capire lo scenario reale. Ma perché non si poteva dire l'informazione era diversa. Io guarda, tu lo conosci Vittorio Arrigoni? Come no, certo. Vittorio Arrigoni è una persona che è stata uccisa, secondo te è stata uccisa da Hamas, secondo me non è stata uccisa da Hamas. Ognuno ha le sue teorie, diciamo, su questa cosa. Ai tempi di Vittorio Arrigoni dichiararsi contro lo Stato di Israele era un azzardo. No, ma ragazzi, ma sono 30 anni che c'è un racconto che è tutto filo palestinese in Italia, è esattamente il contrario purtroppo. Nessuno ricorda, ma voi che siete pure il Partito Radicale era filo solo il Partito Radicale, cioè il 2% c'aveva, ma il 2% è il nostro amico Pannella, il 2%. Ma dimmi un altro partito che era contro l'Italia Israele. L'Italia è sempre stata filo palestinese. Dimmi un partito che è stato il PC, la sinistra italiana, dalla quale io vengo ovviamente, perché figurati, la mia giovane militanza lì è nota anche a Salvini. E, ho detto Salvini, scusami. Sì, salutiamolo. No, ti chiedo scusa, ogni tanto mi viene in mente. Però la sinistra israeliana, la sinistra italiana è sempre stata antisraeliana. Seconda Repubblica, Democristiani. Con Andreotti. Seconda Repubblica qua. Seconda Repubblica chi è che c'è? Forza Italia. Sì, Forza Italia. Filo israeliano. Abbastanza filo israeliano. Poi sì, sì. PD. Filo israeliano. PD ha avuto una sua trasformazione. Movimento 5 Stelle? Movimento 5 Stelle? No, assolutamente, non mi risulta proprio. Anche il Non ti risulta? Beh, non è filo israeliano, ma le sue non è anti-israeliano. Ma sicuramente no, diciamo una cosa, però, per poi usciamo da questo e torniamo a TikTok e ai social. Però, effettivamente. No, a me piace molto questa discussione. No, per carità, però, quello che dicevo è che effettivamente anche qui non è stato facile comprendere lo scenario reale per un discorso di informazione, no? E ecco, in questo ci colleghiamo ai social, top gancio. I social sono stati utilissimi anche per farci vedere ciò che non vedevamo, anche volendo con la guerra Russia-Ucraina c'è stata una vicinanza con il popolo ucraino grazie magari anche a quel racconto crudo ripreso da non per forza reporter ma anche giovani come il Gabrone che si sono messi lì a fare delle storie che in qualche modo poi ti allontana perché poi io ragazzi vedo ma a me mi appaiono proprio le immagini di bombardamenti, bambini mutilati, macellati dalle bombe che lancia Israele su Gaza. Questo è oggettivo, possiamo dirlo? Perché assolutamente le bombe ammazzano c'è bambini. C'è da dire che spesso le infrastrutture diciamolo però, però c'è un tema da porsi, cioè io c'è quindi un tema da porsi cosa faccio per andare a stanare quelli ammazzo dei bambini. No, hanno detto di uscire dagli ospedali, di uscire dalle case. Io però uno vorrei è ricoverato in ospedale non si bombardano i civili. Il tema è che ci sono 30.000 combattenti di Hamas che non hanno la divisa militare. Questa è l'altra grande questione. Cioè tu lì non riesci spesso a distinguere. Ecco perché questo ti dicevo che io vorrei sentire l'opposizione di Gaza. Cioè sono sicuro che tra quei 2 milioni ci sono sicuramente una grande parte di persone che non vuole Hamas. Ma io li vorrei vedere, li voglio finanziare. Ma come quelli esistono che sono un sacco Hamas di israeliani che contro sono contro Netanyahu. La maggioranza. Certo. Ma io sono tra quelli. Io se tu mi dicessi, se tu vivessi in Israele, voteresti Netanyahu? Vuoi che te lo dica? Me lo vuoi chiedere? Sì, sì. Voteresti per Netanyahu? Vuoi che te lo rifaccia? Ti piace? Voteresti? Forse non è chiaro. Vuoi che te lo rifaccia? Se fossi in Israele, voteresti da vivere? No, non voterei per Netanyahu. Va bene? Perché mi è piaciuto? Ecco, però vorrei che. Gesto dell'ombrello. Vorrei che. Ah, perché è vero il podcast. Ah, anche no, video podcast. Anche video. Tutto. Ci avete il grano vero. Ma cioè, c'è una lira qua. Qui qua favo tutto con la scarpa e la ciabatta. Ci avete il grano vero. Vorrei che ci fosse un palestinese di Gaza che dicesse Hamas. Non l'abbiamo visto. Ci sono, ma come sai è facile reprimere il dissenso quando non è organizzato. No, è facile reprimere il dissenso. Ma questo non giustifica il bombardare gli ospedali. No, giustifica, non bombardare gli ospedali. Giustifica il fatto che tu devi distruggere Hamas e catturare e prendere i terroristi. Ti faccio una domanda, in termini di guerra, secondo te è una guerra ad armi pari o un po' impari? E purtroppo è drammaticamente una guerra impari, perché da una parte c'è un gruppo terroristico che si fa esplodere negli autobus Hamas, nei tram e colpisce i civili. Dall'altra c'è un esercito molto armato che non colpisce i civili e tecnologicamente avanzato che colpisce i civili, ma il cui obiettivo principale non sono i civili. Così per sbaglio li prendono. Li prendono perché se tu metti i tunnel di Hamas sotto gli ospedali e sotto le sedi delle Nazioni Unite, ma ci sono anche casi di soldati che sparano ai bambini con i proiettili dum dum, perché vogliono uccidere i bambini, però. Però li prendono, non cioè da una parte c'è Hamas che prende di mira i civili, cioè il
7 ottobre, ecco perché colpa tua, ecco perché è una guerra asimmetrica, perché è una guerra asimmetrica, cioè, perché faccio un ultimo perché gli israeliani sono 50 anni coglioni. Che fanno i colonizzatori violenti ovunque. Calma, e quel pirla di Netanyahu, aspetta, come caspita si chiama, al posto di andare a prendere il, come si chiama, Al-Mossad qualcosa, che è uno dei servizi, ecco, uno dei servizi segreti migliori del mondo, al posto di concentrarlo nella striscia di Gaza, l'ha concentrato in Iran. Non c'era più nella striscia di Gaza il Mossad. Purtroppo. Quel presidente l'ha indirizzato in un altro punto che non c'entrava niente, che non era, che non era utile. Adesso, che non questa serviva. È la geopolitica spiegata dal cabrone, ma va benissimo. È comunque più corretta, anche se è non corretto. Cazzo. No, hai detto una cosa corretta. Infatti, Netanyahu, da questo punto di vista, l'ha sbagliato tutto. Perfetto. Il cabrone, in due minuti, più di qualunque direttore di rivista geopolitica, ce lo ha. Sicuramente meglio di quelli con cui parli. Aia, questo scherzato, stiamo a giocare. Se è vero, ma giusto. Questa la tagliate. L'hai riconosciuto, però. L'hai riconosciuto. Se è vero, ma giusto. Questo se è vero e giusto è Feltri. Se è vero, ma giusto. Ci siamo dimenticati di menzionarlo nella puntata con Saviano. Lui in realtà è stato uno dei più diciamo accaniti. Ah no, di... no, con Saviano sul caso Tortora. Sì, è vero. Lui difese Tortora. Anzi, bravissimo, sì, fu uno dei però pochi. Ci siamo dimenticati di menzionarlo, è vero. Scusaci Vittorio, questo è importante. Gabrone, voglio chiederti questo. Cosa hai imparato dalla televisione e dalla radio, se hai imparato qualcosa? Cioè i mezzi che padroneggia molto di più di noi il dottor Parenzo? Assolutamente niente. Cioè non è un linguaggio che ti appartiene, che ti diverte. Ho imparato molto di più da Ciabolo Podcast che dalla TV. Questo non è male, questo non è male. No, è vero. Quindi non guardo TV, non guardo... Male. Cioè la radio non l'ascolto e devo esserti sincero, David, le poche volte che guardo La Zanzara è per guardarmi Onevio, Filippo, oppure il grandissimo... Tony da Milano, grande. Sì. Tutti esempi negativi, insomma. Tutti comunque vi danno da mangiare, portano avanti la trasmissione. No, anzi, Dio li salvi, sempre li conservi. Nel senso. Signor Nevio lo stirato, signor Filippo Scioppani. Posso dire il mio preferito della Zanzara? Sì. Che secondo me è sottovalutatissimo, raga. Chi è? Il demone scimmia, raga. Il demone scimmia è un po' che non c'è più, eh? Il demone scimmia era il mio preferito. Bisogna capire come sta, effettivamente. Il demone scimmia, raga, era il top. È presente? Era Hai presente il demone scimmia? Io non conosco il demone scimmia, devo essere sincero. Devi approfondire. Devo approfondire. Non ho approfondito abbastanza, perché io non ho avuto bisogno di studiare o approfondire. Sono venuto qua. Ma infatti, appunto, cioè, tu ti sei completamente distaccato magari da questi media tradizionali. Dove ti sei, diciamo, acculturato nelle specifiche del tuo lavoro? Cioè, dove hai preso ispirazione per fare quello che fai? Perché avete due matrici completamente diverse. No, assolutamente. Culturali. Da chi ho preso ispirazione? Da colleghi, alla fine. Da colleghi più grandi che stanno sul web da molti più anni di me, che hanno un modo di lavorare molto più serio del mio. E quindi comunque vado a sbattere la testa una volta, due volte, tre volte, quattro volte, dieci volte. Alla fine, dopo un po', alcune cose magari le sono andate a limare. Quindi... Ma io non ho ancora capito cosa fa lei esattamente. Io sono un intrattenitore, sono uno showman. Era su Twitch. Poi c'è stato un problema. Diciamo. Sì, è stato bannato per una cosina. Ah. Tra l'altro ho anche una sorpresa. Sono curioso a questo punto. No, bannato, non far vedere l'articolo dell'Agcom. Sì, ce l'abbiamo. Twitch, ma allora, è stato bannato. Allora facciamo un'ennesima presentazione, perché sì, qua il dottor Parenzo deve capire. Allora, il Gabrone, per me è sempre stato ed è tuttora un intrattenitore bravissimo nel nostro campo, quindi le live streaming. E principalmente è un intrattenitore IRL, in real life, cioè quello che hai visto prima, è la sua specialità, cioè va in giro e riesce a comunque... incursioni. Riesce a coinvolgere le persone con delle, insomma, quello anche... che faceva Chiambretti per quelli della mia generazione. Anche un po' un Paolini 2.0, Paolini, cioè, un po' Lucci, dai, secondo... No, vabbè. Perché Paolini c'aveva questa piccola caratteristica, questa la bippiamo, scusate. Vabbè, però insomma. Non so se siano sentenze passate giudicate. Io richiamerei il tuo avvocato. Fidati. È bellissimo quando Federico dice fidati, puntualmente il giorno dopo arriva. Ma tanto appena sentito l'avvocato. Mi ha querelato. Oltre a questo, poi ha fatto anche molte live sul gioco d'azzardo. Quindi virtual casino. Quindi fa delle incursioni, delle cose. Insomma, anche questo nulla di nuovo, ma lo fa su un media diverso, quindi... Sì, diciamo che è riuscito a suo modo a come diceva anche lui, a tradurre, a migliorare anche secondo me alcune già tipologie di live che fanno e che facevano altri nostri colleghi. Purtroppo però è stato anche bannato dalla piattaforma che ospita anche noi, il Cerbero, che ha ospitato Federico, che citava prima, ovvero Twitch. Tra l'altro oggi
proprio casualità del destino, è uscito un articolo, in realtà sono usciti più articoli, perché la G-Com ha multato le due piattaforme, YouTube, che è quella dove va in onda Muschio Selvaggio, e Twitch. Ah, okay. E tra gli archivi c'è anche il nome del buon Gabbrone. Mettimi prima le altre due, gentilmente. Allora, essenzialmente, caro Parenzo, tu conosci bene il decreto dignità, vero? Come no, lo vogliamo spiegare a casa? Beh, una cosa molto semplice: il decreto dignità fu voluto dal governo dei 5 Stelle. Ed è un decreto molto, secondo me, anche giusto, che va a colpire tutto ciò che riguarda il gioco, la ludopatia, e si chiama dignità perché c'ha nel nome quello che è l'obiettivo principale. Diciamo che in termini brutali vieta la pubblicizzazione del gioco d'azzardo. E ci mancherebbe altro. La pubblicizzazione del gioco d'azzardo è una roba che alla fine avviene comunque in Italia, perché cioè, adesso va bene che esiste il decreto dignità, ok, che esistono tutte queste leggi e quant'altro, però è ipocrita da sto punto di vista, perché l'Italia è uno degli stati che guadagna di più dal gioco d'azzardo, sì, mondialmente. Principio siamo sono i più poveri vietare. Anche tra tutti. Cosa? Io di principio sono per il vietato vietare. Sì. Cioè lo stato etico non esiste. Lo stato che ti dice sei il buono. Il proibizionismo non ha mai funzionato. Il proibizionismo mai funzionato. Okay. Sul gioco d'azzardo, però, come dici tu, è vero, lo stato è ipocrita perché incassa moltissimo dal gioco d'azzardo, gratta e vince, eccetera. Sì. Quindi è ipocrita dirlo. Diverso è invece fare una campagna dove dici attenzione perché ti puoi rovinare se giochi. Questa è un'altra cosa. Quindi no vietare, ma fare campagne per spiegare quale può essere. Ma no, anche quello perché sì. Ragazzi, la sponsorizzazione del gioco d'azzardo a un certo punto ha aperto veramente le gabbie per la criminalità organizzata, per il riciclo di denaro, soldi, sì. Cioè c'era un punto che era veramente al limite, mettiamola sì, così. Ma io in realtà sono d'accordo con entrambi, cioè un conto è pubblicizzare, un conto è utilizzare un qualcosa, anche diciamo il lucro sul vizio, io lo comprendo perché tutti noi abbiamo dei cioè vizi. La ludopatia non è una cosa divertente. No, ludopatia è una patologia e poi è uno step successivo, però può esistere, secondo me, io la vedo come David, può esistere anche il gioco d'azzardo, ma la pubblicità è una cosa ben ma diversa. Ma poi scusate, siete mai entrati in uno di questi bar di periferia e non solo, dove ci sono le slot e le macchine? Io avevo un ma bar, avete visto le facce di queste ragazze, di queste persone? È una piaga sociale, no, e su questo devo dire che Gabriele in realtà. Ma non voglio fare il moralista. No, sono d'accordo. Penso che lui è stato, credo, testimone vivente di questa cosa. Se vai a cercare su YouTube, non so se lo sai aprire, insomma, cerchi il Gabbrone si sfoga per la ludopatia e vedi io che frigno, impazzisco e deliro perché ho perso un sacco di soldi. Ah, ok. Quanto hai perso tu giocando? Ci ho perso tanti soldi. Quanti? Adesso non lo so, sono tanti tanti. Sono tanti tanti e sono soprattutto i soldi che mi ero fatto, tra virgolette, in tutta la mia carriera di Twitch, di content creation e di quant'altro. Ho perso una importante somma, sicuramente. Una stima approssimativa? Devo davvero 100.000, 200.000. A sentirsi male. Un po' di meno, magari. No. 50. Tra i 50 e diciamo che arriva a 100.000 con Matteo Saba. Un altro ragazzo molto questa simpatico. Questa era censurare? No. No, l'ho detto io, non posto, è un problema. Vabbè, spiegaci sta cosa. Allora, barra. Stavo dicendo, posso dire un'ultima, certo, cosa, vai, posso dire un'ultima cosa, ma anche dal punto di vista della sponsorizzazione, poi l'Italia è la prima che si elude il sistema, sponsorizzano il bookmaker mettendo semplicemente un punto news, un punto info, certo, un punto sport alla fine, esatto, perché ti lo mascherano come un sito di news sportive, sì, sì, e quant'altro. Ti pisciano ti pisciano sulla schiena dicendoti che pioggia. È una bella immagine, sì, dire, sì, ma infatti su questa cosa qua sono d'accordissimo, sull'ipocrisia e poi anche sulla facilità. Secondo me il decreto dignità è giusto, ma non è stato fatto benissimo, no, perché sì, come spiegava anche Gabriele, tu puoi tranquillamente avere una, ad esempio, piattaforma di gioco d'azzardo, la più famosa al mondo credo sia Stake, e fare tranquillamente il sito Stake News, ma su che puoi pubblicizzare, ma su quel sito federicoslot.news ovviamente trovi notizie a caso, magari articoli scritti, e poi il pulsantone con l'intelligenza artificiale, gioca, e poi vai, esatto, infatti diciamo che molti streamer anche nel nostro settore hanno fatto proprio questo, cioè mettevano i link di affiliazione, di comparazione. Posso dirlo perché ci ho lavorato anche io con questa cosa successivamente a tanti altri streamer, perché io devo essere sincero, giocavo tante live, ho fatto tante live di gioco d'azzardo, ho persi tanti soldi e arrivato a un certo punto vedevo che, comunque brutto da dire perché non ne vado fiero, però ho fatto diventare un po' di tendenza in un certo periodo questo format su Twitch Italia, no? E quindi vedevo magari tutti gli altri creator che hanno iniziato a portare questo tipo di contenuto, magari anche demonizzandolo, nonostante fossero i primi a giocare ogni giorno e a stare lì comunque a promuovere anche il gioco, perché
prima live che fecero, tac, subito link di affiliazione, subito comparatore. Che cosa sarebbe? È una roba, anche è un link, scusatemi, sono un po' dislessico, ho la terza media. Oh, è un link che praticamente ti rimanda su un altro sito dove hai una comparazione di un sacco di siti. E giustamente ogni persona iscrivendosi magari dal sito, da un sito o da un altro, si prende una percentuale, una CPA si chiama, cioè praticamente non puoi sponsorizzare il gioco d'azzardo, no, ma io non sponsorizzo il gioco d'azzardo, ti mando semplicemente un link, un sito di comparazione. Esatto. E comunque posso dire una cosa, nel periodo in cui andavano di brutto gli streamer che slottavano, sì, ok, io che seguivo Twitch ho cercato di iscrivermi a vari casinò. Col mio comparatore? No. Non ce l'avevo ancora a quei tempi. No, mi ricordo Panetti mi aveva suggerito dei siti. Fortunatamente sono un boomer di merda, non sono riuscito ad iscrivermi. Meglio così. Non ho mai giocato. Hai perché aiutato. Non riuscivo, ma ci ho provato lì con la carta di credito, volevo giocare di brutto. E niente, ma è andata di culo. Ma infatti, raga, vabbè, noi ne abbiamo parlato tanto al Cerbero e l'abbiamo già, diciamo, fustigato a dovere. Però una cosa va detta su Gabriele, che nonostante questa componente, quindi ovviamente lui da influencer, tra l'altro è stato uno dei pochi, poi ne parleremo, nel riuscire a convertire il suo pubblico anche sull'altra piattaforma post ban di Twitch, uno dei pochi che ha mostrato anche il lato oscuro della ludopatia, perché come dicevamo è una patologia drammatica, e tra l'altro sarebbe interessante... Cosa che voi non fate la zanzara, per esempio. No, noi non ci occupiamo di cose belle, di cose di buoni sentimenti, tutt'altro. Mostri, tutto questo troverete, altro no. Io più che altro mi ha fatto un po' ridere quando tipo tu hai detto a Nevi e Filippo, ma voi incitate i ragazzini a giocare, certo. Bla, bla, poveri, e tu poi li inviti per mangiarci sopra, Parenzo, ma sei un ipocrita, sei un ipocrita! Io, Gabrione, ti voglio spiegare una cosa. Io in quella fottuta trasmissione, non invito nessuno. Okay. Io arrivo alle 18. Ponzio Pilato, sei un Ponzio Pilato. No. Non hai soldi, riprendi. Ma ci mancherebbe altro. Io vado lì per contestare quello che Cruciani apparecchia. Ma chiedeteglielo a lui. Ditegli, ma Parenzo lavora la trasmissione. No, io arrivo alle 18:30 come oggi. Lui mi apparecchia un piatto di mostri e io sono quello che glieli deve distruggere. Tutto qua, ma io non condivido nulla di quello che va in onda e lo dico ogni giorno. No, però è interessante questo perché appunto stavo dicendo che Gabriele all'interno anche di questo Pantheon di mostri, di questo freak show, no, non è un buono, è un cazzone che ha fatto tanti errori, però non ha mai nascosto i drammi legati a questa cosa qua. Cioè, ha sempre detto, sì, io gioco, lo faccio comunque off live, ne sono consapevole, ma non ha avuto problemi anche a mostrarsi in lacrime. Sì, non è stato promotore, anzi. Si è mostrato in lacrime raccontando anche queste perdite, se vuoi raccontarlo anche... A me colpì molto... l'episodio sulla tazza del cesso, allora... se lo vuoi raccontare. No, ma guarda che è importante, dico, secondo me. No, è vero, è una cosa importante. Più che altro, secondo me, si va un po' a step. Nel senso, lì è stato uno step di quelli che mi ha proprio portato a delirare completamente, a scoppiare. Però col gioco purtroppo è una roba che non è così semplice da allontanarsi, perché comunque ti riviene ogni tanto la voglia di giocare. Anche banalmente giocarsi quei 50 euro, che magari per cifre che mi giocavo prima sono molti di meno. Cioè, comunque... hai quella roba lì di voler provare a giocare, della speranza che ti dà il gioco d'azzardo, del brivido, dell'emozione. E purtroppo il fatto qual è, che io mi giocavo sti soldi e non avevo più una testa che riuscisse a ragionare su se stesso e a comandare quello che fosse meglio per me. Cioè, io giocavo, ma ero proprio... mentalmente ero off, non ci stavo. Ti sei curato poi o no? Semplicemente ho perso un sacco di soldi e una certa mi sono reso conto che forse era meglio non giocare tutti sti soldi. Il problema appunto quale rimane? Che tu quando sei ludopatico e quando vuoi giocare dei soldi non ti ferma nessuno, non c'è niente, nessuna ragione al mondo che ti possa fermare dal caricare quei soldi e magari buttarli tutti nel cesso. Raga, è una patologia, non so nemmeno come si curi onestamente. Devo essere sincero, non sono mai stato sicura, sono psichiatri, studi per farlo. Psichiatri, ci saranno un metodo per forza, perché scherziamo, certo. Vabbè, queste cazzo di grafiche che mi hai fatto aprire, ci stavo arrivando. Vecchia, da due ore che ce l'ho aperta. Che fate, consuma la RAM? No, all'interno insomma di questo periodo abbastanza, secondo me, macabro di Twitch, la piattaforma poi ovviamente ha dovuto fare i conti con il decreto dignità che abbiamo spiegato prima. Yeah. E a un certo punto loro non hanno mai bloccato in realtà la possibilità di fare live con Virtual Casino, con il tag giusto, però a un certo punto hanno deciso di bannare
una grandissima parte degli streamer che portavano questo gioco d'azzardo, compreso il signor Gabrone qui presente. Oggi un saluto a Tony Tubo. Oggi sono uscite, insomma, un po' di notizie sulla G-Com che ha sanzionato Twitch e YouTube, e tra le liste c'è anche il buon Gabrone. Crazy Time c'era sopra, eccolo qua. Praticamente Twitch si è un po' giustificata dicendo: noi non possiamo essere multati perché abbiamo provveduto a bannare i canali che portavano, insomma, questo gioco d'azzardo. Che come rispondi? Ma vaffanculo, va! Ma bannare cosa? Che sta pieno di canali che giocano d'azzardo anche in Italia oggi su Twitch. Ma avete fatto le cose come vi convenivano, come vi erano comode. Ma andate a cagare, dai! Ma con chi ce l'ha il direttore? Con Twitch! Con Twitch! Sì, poteri forti, chiaro. Di merda! Poteri forti, perché sì, io sono un lavoratore onesto, perché per tre anni ha sudato. Lavoratore? No, adesso però il paradosso, lei mi sta simpaticissimo, ma io il fatto che lei dica che è un lavoratore onesto, uno che lavora sulle scommesse, dai, cazzo, non si può dire lavoratore onesto. È un lavoratore, ma no, io sono questi che dicono Italia, è tipico italiano, io sono un lavoratore onesto, non sono, è possibile. Io sono onesto, signor David. Ma sicuramente è onesto. Sono molto onesto, soprattutto con la gente con chi mi segue, sono sempre chiaro e limpido in quello che faccio. Lei non è una vittima, e se ci faccio però i soldi pure col gioco d'azzardo, lo dico, oggi mi gioco questi soldi solo perché voglio portare gente a fare le sabbe, voglio lucrare su questa merda, perché sono un ludopatico di merda, ex ludopatico di merda. E purtroppo ancora un po' mi piace giocare e... Ah, quindi non è il finale. Non si è curato. No, non mi sono curato. Allora, devo essere sincero. Come ho detto, purtroppo è una cosa da cui non ne esci. Non hai più soldi da giocare. Se ti arrivassero dei soldini... Non è vero. No? Okay. Non è vero. Ce li avrei. Ce li ho dei soldi top, da parte. Dai, allora facciamo la prova? Piccolo prestito? Piccolo prestitino. Oh, vi faccio vedere i miei wallet? No, ma scherzo. No, ma io lo so. No, ma... E qua, Davide, ti faccio una domanda. Visto che ho chiesto a Gabrone le eventuali influenze assenti in questo caso dei media tradizionali, tu che cosa stai imparando dal web? Ma dal web, dai miei figli soprattutto. Io ho 4 figli, una di 16, uno di 10, uno di 7 e una di 3. E voglio dire, parto da quella di 3. Quella di 3 prende qualunque telecomando, qualunque cosa, e riesce a smanettare. Sto imparando tutto. Loro, una generazione di gente, la velocità. Sto imparando la velocità. Sì, se dovessi dirtelo in una parola, per tornare a Marinetti, futurismo, no? Ti ricordi? Non andare assolutamente. È la velocità. Cioè, questa la guerra, solo ai geni del mondo, bravissimo, diceva Marinetti. Bravissimo. Ma il tema della velocità, della modernità, e quella è, loro sono velocissimi nel cercare le cose, sì, le notizie, raga, le robe. Quindi io che sono Galassia Gutenberg, che sono 47enne, che provo a stargli che dietro, poi, scusami, questo che iPhone è? Ma non so se si può fare pubblicità. Ma è un iPhone 10, 11. Non, sì, non so, lo dici con... C'è il conto in banca che fa invidia a Berlusconi e devi stare in giro con l'iPhone 11. Lo dici con disprezzo. Guarda, caro, io vivo del mio e sono molto felice di tutto quello che faccio. Ringrazio i miei editori. Non voglio farvi marchette qui, però avendo 4 figli non sarò mai ricco. Questo te lo voglio dire. Beh, a differenza del dottor Fede... Io sì, raga. Io no, e io non sarò mai così ricco, diciamo. Non mi lamento perché sono benestante, sto molto bene, ottimo trainer, ma avendo 4 figli, sai, cosa? 4 figli, scuole, il tennis, la piscina, i gore, non sarò mai ricco. Cosa diresti al Gabrone se fosse tuo figlio? No, ma il Gabrone, perché no, adesso mi metti in difficoltà. No, seriamente. Se avessi un figlio ludopatico, sarei disperato. Lo porterei da tutti gli psichiatri più bravi del mondo. Proverei a... È vero, ma i tuoi genitori che cazzo ti dicono? Ma i miei mi sono stati vicini, poi alla fine... Ecco, vedi, questo è il coso giusto, questa è la cosa. Poi alla fine, cioè, nel senso, sì, magari ci hanno anche provato a mandarmi magari in terapia o quant'altro, però alla fine... Se non lo vuoi fare tu... Non è sì, che no, esatto, non è una cosa su cui possono obbligarmi, ma poi io ho cercato di vivermela in maniera tale che capissi io quali fossero i miei errori senza che dovesse stare lì un esperto a dirmi... Però guarda che ti farebbe bene. Lo so. Ti farebbe super bene, fidati. Lo so, forse certo. Sì. Davide, invece, quali sono i tuoi vizi? Vizi? Sì. Dai, ce li avrai dei vizi. Non devi nasconderti, sì. Sincero, dai. Qui. Bah, ci sono state delle fasi della vita in cui ero molto workaholic, quindi ho lavorato troppo. E ad esempio, qui ve lo voglio confessare: la mia prima figlia, che ha 16 anni, che ho avuto la mia ex moglie, lei viveva a Siena, io vivevo tra Milano, Roma, eccetera. Ero all'inizio del mio lavoro, della mia carriera, avevo 25 anni. E forse ci sono stati dei periodi in cui c'ero poco.
Quindi se vi dovessi dire una cosa privata, cioè lavori troppo il vizio. C'è stata una fase in cui ho lavorato troppo. Anche quella è una dipendenza. Vabbè, sì. Anche noi due. Io e lui siamo uguali. Sì, io sono fino a pronto soccorso per sta roba. Poi quindi. Altro no, non mi pare di avere. Il gioco non mi piace. L'alcol bevo il giusto. Figa? Beh, sono sposato di nuovo. Vabbè, però da quanti anni? Sei stato single in un certo periodo? Poco, perché sono essere, sposato a 25 anni. E in quel periodo lì, essere Parenzo ti faceva scopare di più. Ma vi dico una cosa: anche quando stavo in quarta ginnasio al liceo, pur non essendo bellissimo, come dice sempre Cruciani, però un po' di simpatia, un po' di cazzeggio, non ho mai avuto grandi difficoltà. Modalità diciamo, Woody Allen, secondo bravo, me. L'intellettuale. No, l'intellettuale, la battuta, la cosa, la sicurezza. Non ho mai avuto grandi difficoltà. Quindi non è che la televisione o la radio hanno portato esponenzialmente a delle vagonate di fregna. Ma si forse può dire, non, o forse è sessista, non me ne si può dire fregna. Vagonate? Forse vagonate non si può dire. Vagonate si può dire, fregna non lo so. Se... perché no? Non lo so, ma forse sì. Però sarebbe non... come dire vagonate di cazzi, di piselli. Esatto. C'è un bellissimo libro di Aldo Busi che si chiama Cazzi e canguri, come pochissimi no? canguri. No? Sì. Salutiamo Aldo Busi che abbiamo invitato più volte. Ah, ma bravi. Aldo Busi ha sempre detto o mi pagate, mi date un sacco di soldi o col cazzo che vengo. Lo fa con tutti. Lo fa con tutti. Come si chiama questo libro? Cazzi e canguri? Pochissimi canguri, al sottotitolo. Ah, l'hai capito o no? Sì, l'ho capito. No, grande scrittore. Ti è piaciuto quel libro, immagino. Ti è piaciuto quel libro? Molto, sì. La cosa più bella che ha scritto è il Decameron. Io mi ricordo quando sbroccò a Cruciani. Chi? Aldo Busi lo devastò. Rispose tipo: smettila di chiamarmi perché tutti servi dei tuoi ospiti per intervistare te stesso. Attaccato così. Questa è una bellissima. È molto vero, tra l'altro. Bellissima definizione. Lo ricordo proprio come fosse ieri. Bellissimo. Incredibile. Mi fece chiudere una trasmissione televisiva Aldo Busi. Comunque. Davvero? Questo non lo io so. All'epoca facevo un programma su Rai 3 in prima serata, il venerdì, ma era tanti anni fa, che si chiamava La guerra dei mondi, e una delle ultime puntate me la fece chiudere perché insultò un ospite. Ah, quella delle mutande. Bravo. Della Ravetto. Bravo, mi fece Ravetto che le disse che non si mette nemmeno le mutande. Una cosa io mi chiuso come poi sono amico della Ravetto. Lei era Forza Italia. Certo, Forza Italia. La cosa mi creò un imbarazzo incredibile, poi io anche sono un amico di Laura Ravetto, quindi e poi si andò in commissione di vigilanza Rai. No, però posso dire, a me mi è piaciuto. Poi subito dopo c'era l'intervento di Rocco Hunt. Molto. Raga, che faceva ridere. Perché, raga, era super meme. A un certo punto arriva Rocco Hunt e dice una cagata atomica. Un'altra. E dice: ah, che è? Non ha messo le mutande. Fa: era uno sketch comico. E lui gli fa: ma vai a cagare. La mia esperienza in Rai finì lì. Bello. Ricorda qualcosa, no? Anche sì, a te. Poi c'è stato pure Radio Belva, altra trasmissione. Radio Belva è un gronchi rosa. Sai cos'è il gronchi rosa, no? Assolutamente no. Bravo, un francobollo. Sì, ragazzi. Nell'arte. No, vabbè, il gronchi rosa è un francobollo unico. Sa poco nell'arte. Esatto. È un pezzo d'arte. Un pezzo unico, esattamente. E quello fu una puntata unica. Una puntata sola. Lì, diciamo, bello. Sgarbi. Ma non solo, Paolo Villaggio. Un po' l'incendiario. Paolo Villaggio. Cosa diceva Paolo Villaggio? Attenti alla vecchia! Figa, bellissimo. Incredibile. E anche un'altra meravigliosa incursione. Poi finiamo su Aldo Busi, però ci tengo. Con Alba Parietti. Alba all'oscuro, me lo ricordo ancora. Che le fa? Avevo detto uomo. Allora, sì, una cosa anche. Questa non me la ricordo. Vabbè, poi quella famosissima L'Isola dei Famosi contro la Chiesa. Si bestemmiò in diretta. Da lì epurato completamente. Sì, con a te piacerebbe molto Aldo Busi, un mito assoluto. Piacerebbe molto per una persona colta, ma la Parietti lo accoglie e dice: abbiamo un grande uomo. Arriva Aldo Busi e la Parietti fa: avevo detto uomo, minchia, non l'avesse mai detto. No, era la presentazione prima dell'intervista, era composta in questo modo. Il gabbrone X, no? Il reporter va in giro a far vedere la foto, ad esempio, di Fedez ai passanti, okay? Solitamente extracomunitari, così era. Sapete descrivermelo senza fare il nome. Ed Alba Parietti doveva far finta, immagino, che sicuramente conosceva l'ospite, doveva far finta di indovinare dalle indicazioni dei passanti extracomunitari. E uno di questi a un certo punto fa: ma un uomo, un bell'uomo, insomma. Entra Aldo Busi e lei: ah, ma aveva detto
detto uomo. Aldo Busi entra col sorriso, diventa di pietra e fa tipo: questa è una frase stupida da una stupida donna quale sei. E fa perché l'omosessualità non è assenza di virilità. Adesso noi continuiamo perché abbiamo un contratto, ma adesso mi dà del lei, si rivolgerà a me con il lei. E poi dice: io non ho detto Alba, ci siamo conosciuti un milione di canotti di silicone fa, sì, una roba del genere, cioè, una roba devastante. Va recuperata, va recuperata. Però vabbè, David, ma sì, per il tuo lavoro ti è servito un po' questo mondo dei social o non hai preso ancora ma moltissimo molto? Tipo? È una miniera straordinaria, è pieno di personaggi incredibili. Poi ecco, è facile perché i personaggi non li devi andare a cercare, mentre una volta mi raccontava che il metodo Costanzo, no? La redazione di Costanzo era enorme, dove si leggevano tutti i giornali locali per andare a trovare delle storie, e questi giovani redattori andavano in giro per l'Italia da Racalmuto a Bergamo Alta a cercare storie, a fare casting, certo, che è un grande esempio, no? di giornalismo, anche per conoscere il paese. Tu devi girare, devi andare fuori. Certo. E quindi le storie, il Maurizio Costanzo Show nasce così, con questo palco. Lui era una specie di grande mangiafuoco che portava sul suo palco tutta la grande commedia umana. E c'era il politico, c'era l'attrice, c'era la trans, figurati, la trans nella TV di Berlusconi, ma di 30 anni fa. Cioè, sì, capito che però era la trans un po' macchiettistica, diciamo. Però, sicuramente però, ragazzi, all'avanguardia. Era molto avanti, certo, molto, certo, molto avanti rispetto, anche rispetto a oggi, Costanzo, no? Anche con Carmelo Bene. Esattamente, certo. Era l'alto e il basso, sì, insomma, dentro sì, lì c'era sì, tutto. Sì, sì. Sta pippa lunga, semplicemente per dire che il metodo Costanzo di andare in giro, casa per casa, strada per strada, oggi non si fa più, si usa questo, e io invece direi che bisognerebbe usare tutti e due. Cioè bisogna usare questo, perché ovviamente quando uno ti scrive maledetto Parenzo è subito cruciale, invitalo alla Zanzara, così. Benissimo. Quindi è un prossimo ospite il Gabrone. Metodo, sì, il Gabrone è molto simpatico, perfetto. Sì, lo invita sicuro. È un personaggio perfetto. Posso venire con Nevio e Filippo? Ma se sono i suoi miti sicuramente, certo, ma ci mancherebbe altro. Papà! personaggio. Quindi a questo servono i social, sì, oggi ha, come dire, ma l'idiota anche portata da talent di mano. Scout, quindi? No, io magari poi io non faccio niente per la Zanzara, vado solo in onda, insulto, mi faccio insultare, insulto a mia volta. Vabbè, però e te pagano poco, il nemico. Spero. No, poi lo giusto. Chiamano un paio di volte sulla sette per dire due cazzate. No, lì c'ho un contratto strutturato. No, non insultiamo la sette, rispetto per il canale. Mi ha sostituito la Mirta Merlino, amica. Tra l'altro, cioè, quanto ti è andata di culo? La guardi ogni tanto dare che tiro, no? Grazie. No, ti giuro, onestamente no. Ma no, sì, scusa, no. Che cazzo io sì, io non mi sono perso una puntata. No, io onesto no. Grazie. Gran programma. Siete indicizzati male su YouTube, io non guardo la TV, guardo YouTube. Questo è vero. Siete indicizzati male su YouTube. Ah, questo devo fare. Bisogna sentire sì. Cairo. E lei guarda l'area che tira oppure no? No, perché siete indicizzati male su YouTube. Che vuol dire? Vabbè, basta però non il telecomando, la televisione, non la ce guardo, l'avrà non nella la sua casa, nella sua monumentale casa. Ma il vero lusso è averle e non guardarle. Bellissimo. Davide, non hai fatto rec. Non hai fatto rec. Ma è vero, cazzo. No, vabbè. Ma dai, vabbè, ah, sei un boomer. Ti sto prendendo in giro. No, è registrato comunque, tutto. Va bene. No, che cazzo stavi dicendo? Volevo dire una roba dell'area che tira. No, che i social. No, quanto ti è andata di culo con l'area che tira? Cioè tu eri lì, no? Sì. Ok. Eri lì che facevi il tuo programmino, però. Sì, programmino. Insomma, adesso io capito. Però no, non il programma di punta, diciamo. Come? In onda, cazzo, il sabato e la domenica. Il sabato e la domenica. Con la dottoressa De Gregorio, ma che stai scherzando? Bello, però. Autorevole, però, bello il prime time. La Merlino mi aveva il programma di punta. Beh, il programma del daytime. Cazzo, la Merlino se ne va a Mediaset. Sì. Tac, come. Tac! Che colpo di reni. Stare e non hai dovuto fare niente, dovevi solo essere lì. Capito? Beh, niente, insomma, adesso sono 10 anni, 12 anni di lavoro lì dentro. Eri lì e ti è andata di culo, perché se la Merlino andava via, cosa facevi? Ma non lo so, adesso vedo che non hai grande. Sì, non lo so cosa facevo. Beh, ringraziamo la Merlino, no? Ma totalmente. A parte che andavo sempre ospite da Mirta Merlino quando lei conduceva l'area che tira, quindi figurati, certo. No, vabbè, ma cazzo, sono quelle robe che succedono, sai? Ho pensato. Ma lo sliding door, questo stai dicendo. Lo sliding door, certo, capito? Certo, ma quello, certo. Devi stare nel posto giusto al momento giusto, perché 12 anni che sto alla 7, alla fine, tutte le estati che ho fatto in onda. Due coglioni a far, finalmente no, ti ha dato un bel programma. Coglione lo dice lei. Questo lo dice lei e si prenderà una bella querela per questo, dottor Fedez. Però secondo me, dai, bello, sì, bello.
Ma magari potresti venire anche ospite, gratis, volentieri. No, io gratis non faccio nulla. Neanch'io. Sono una meretrice. Neanch'io. Gabrielone. Ah, però qui non mi avete pagato per venire. No, paghiamo un cazzo di nessuno. Però bisogna dire, siete molto gentili, avete pagato l'aereo e il... Volevo dirlo a Rocco Siffredi, che aveva detto che non volevamo pagargli il viaggio. Che Rocco, guarda che noi ti pagavamo tutto. Vabbè, ma rimborsi spese. Ha detto così? Sì, ha detto che non volevamo pagargli il viaggio, ma non è vero, Rocco. Vabbè. No, vabbè, questo è quanto. No, per carità. Gabriele, volevo chiederti questo. Sì. In conclusione, poi non so, ci fanno gesti, ci dite voi, che noi perdiamo ovviamente il tempo. C'ho agopuntura, raga. Agopuntura? Devo andare a fare agopuntura. Pilates, no. Oggi agopuntura. Pilates, agopuntura. Stanotte si scopa? No, domani risonanza magnetica. Ah, perfetto, niente. Allegria, eh? Evviva, la grande ragazzi. Vita da dai giovane. È forte 79 anni percepiti. Ma tanto guarda, io a forza di stare con lui sto entrando in quel mondo, eh. Vedi, porto sì, fortuna, porti io, fortuna. No, vabbè, si scherza, per carità, non crediamo a queste colonscopia, cose. Colonscopia l'avete già fatto? Sì, anche rettoscopia. A me mi hanno ficcato due dita quando mi hanno ricoverato per emorragia interna. Ah, caspita, mi hanno ficcato due dita in culo, però non ho capito se era per, ma quale motivo, per una cosa ludica o per una cosa scientifica. Tenderei a escludere. Cioè, il dottore ti ha infilato l'opera sui due dita nel... Sì, mi fa, si mette in un angolo, un attimino. Tac. Vabbè, quello è un piccolo test. Sì, Gabriele, che ne pensi tu delle dita nel culo in termini di rapporti sessuali, però? Guarda, mi sembra un tema di sua competenza. No, ti dico, per me non è una cosa da disdegnare, anzi, poi, bravo. Cioè, nel senso, non, questo non vuol dire che dico, oh, mettetevi il dito nel culo, cioè fatevi mettere il dito nel culo dalla vostra ragazza quando però il ditino, piano piano, il mignolino. Però provare e fidati. Secondo me, ma molta gente, cazzo, potrebbe piacere, che ancora adesso un magari un sacco di gente. Io sdegna tu, sta roba. Tu sei pro? Io no. Tenderei a non discutere, a ragionare su questi temi quando. Però dai, lei ha mai provato a farsi mettere un... Queste sono domande che voi dovete fare al dottor Cruciani. Lo so. Il sottoscritto non si occupa di queste cose. Vabbè, Davide, vuoi chiedermi il mio parere sul dito in culo? Federico, tu cosa ne tagliamo? Federico, tu cosa ne pensi? Domanda spontanea del dito in culo. Allora, io non ho niente in conto. In contrario, però non riesco a comprendere. Cioè, ok, mettiamo caso, tu stai scopando, ok? Sì. Io non so se questa cosa ti dia piacere, ok? Sì. Però metti caso che ti mette il dito nel culo e c'è della cacca, oh, e poi si sente l'odore di merda mentre scopi. Non ti sciupa un po' la frenesia? Allora, devi metterlo in conto. Cioè, se ti esce il togo. Vabbè, allora. Diciamo... diciamo una cosa, diciamo che qui alto livello, qui siamo proprio... Ci vuole una stimolazione di un certo tipo per arrivare a, se uno parte piano piano. Però ti dico questo, una cosa che mi ha insegnato la signora Malena. Ok, perché a me scappa la cacca, per esempio. Ma infatti quello, c'è una preparazione. Se vuoi fare un rapporto anche nei rapporti anali, sì, c'è una preparazione, non solo per abituare. Non so se lo voglio sapere. No, però è interessante. È inerente. E soprattutto è una sorta di quasi digiuno, tipo Ramadan. Adesso per farmi ficcare un dito in culo devo farmi un clistere e non devo mangiare. Non un dito in culo, però per provare, che ne so, un rapporto con strapon oppure un rapporto anale. Vabbè, stasera non mangio. Prolungato, esatto. Un piccolo digiuno. Chiamo mia moglie, se ne mando in diretta, vai. Una piccola proposta in diretta. Vediamo come la prende la signora. È andata così, fanno gesti qui della regia. Amore, ciao. Ciao. Ciao, volevo dirti che stasera non mangio. Perché? Così, no, niente, volevo dirtelo. Stasera non mangio. Cosa stai dicendo, che vuol dire? Niente, volevo solo dirti che stasera non mangio, basta. Ma sei in viva voce? Stai facendo muschio? No. 30 secondi. Ciao Chiara, scusaci. Ciao amore, scusa, poi ti spiego. Sì, insomma. Ciao. Ecco, però non gli hai chiesto di litire in culo se fosse pro. No, mia moglie è super pro. Ah, perfetto. Cioè, mia moglie le piacerebbe. Secondo me questa sarà una profezia autoavverante, nel senso che non mangerai perché te lascerà fuori di casa stasera. Qualche sospetto. Con aciotolina di paloma te lascia fuori, esatto, secondo me. Esatto. Una cosa, scusami, ma possiamo chiudere questo foglietto? Cioè, alla fine ha scritto tutta la mappa concettuale e poi ha fatto un sole tutto storpio e un triangolo delle Bermuda. Sì, no, ma è un modo semplicemente così per scaricare. Parenzo, sei un massone? Per scaricare la tensione? No. Perché come ti è venuta questa? Che secondo me Parenzo è un massone. No, a parte che se fosse non potresti dire. L'ho detto in un'intervista al Corriere, mio nonno era un massone. Quindi grande. Io conosciuto tuo nonno io? No, non è possibile. Come no? No. Come no? Quando l'hai conosciuto? È morto qualche anno fa, 8-9 anni fa. Quando l'hai conosciuto?
Non è possibile. Mio nonno era, ha fondato una loggia addirittura. Davvero? Porca troia, sì. Allora sei massone sicuro. Non sono, no, ma guarda, minchia, ha fondato una loggia. Oggi ma dai. La no, ma non mi ha mai affascinato poi il mondo della massoneria in alcun modo. A me è di brutto. Ma infatti va fatta una puntata. Tu, sì. Gabriele, hai mai sentito parlare della massoneria? So più o meno grandi linee, ma non no. Non è il vero massone a questo tavolo, ragazzi. È lui. Assolutamente no. Allora, no, ultima cosa che volevo chiedere a Gabri. Il buon Gabriele si è spostato, come dicevamo, da Twitch a Kick, che è un'altra piattaforma. Sì. Però sei riuscito comunque a portare parte della tua community, cosa molto difficile anche che per differenza dire, c'è tra Twitch e Kick? Scusatemi. Che su Kick puoi fare il cazzo che vuoi. Allora, in verità la differenza è che Twitch è usato in tutta Italia e Kick letteralmente lo usa i quattro cristiani che ancora mi guardano e basta. Quelli quindi... che vengono bannati, esatto. Da gli esiliati. Ah, sono i reietti. Esattamente. Bravo. Però sì. È una piattaforma, diciamo, parallela a Twitch, con la differenza che non ha le restrizioni di Twitch. Ah, ok. Ma esatto. Le avrà? Esatto. No, è fatta apposta. Vabbè, qualcosa è un competitor. Sì. Qualcosa sì. Un po' meno. A un certo punto meno. Un po' meno. Però puoi fare. Quindi c'è la feccia umana lì proprio, cioè la fogna della fogna in questo. Non è vero. No. Non è vero. Spiegaci un po' le differenze tra Twitch e Kick, che è interessante. Ma le differenze quali sono? Semplicemente che c'è più libertà nel dire quello che vuoi, letteralmente. E se sgravi su un qualcosa di veramente magari grave, che Twitch prenderebbe provvedimenti permanentemente, Kick no. Cioè Kick magari ma ti banna, però c'è un problema di libertà secondo te? Ma in questo ma si può dire tu, sì, non c'è nessun sì. tema. Cioè Twitch è una piattaforma in cui veramente sei molto limitato in quello che puoi dire, in quello che puoi fare, nel modo che hai di esprimerti. Che vuol dire limitato? Qual è il limite? Che sono dei termini anche tipo la parola adesso, ma si dice diciamo. In continuazione questo alla zanzara purtroppo ogni giorno appunto, cioè, appunto dice, se io stream la dico su Twitch sono condannato per sempre perché sì. Ho detto quella parola magari anche se la inserisco contestualizzandola, ok, magari adesso su ste cose contestualizzandola ma è giusto si che però adesso, sia, posso dirti è giusto che in alcuni casi ci sia un po' di non è una restrizione della libertà, è semplicemente avere un controllo sul linguaggio, non è sbagliato, controllo proprio non beh, secondo me si lega a quello che dicevi prima, cioè vietato vietare, sono d'accordo, poi qua apriremo un discorso infinito, magari non frega neanche nulla ai ragazzi da casa, però la cosa in realtà che è interessante, poi chiudiamo perché ci fanno gesti che giustamente Federico all'acupuntura. No, l'ho rimandato, rimandato l'acupuntura. Ah, sì, 2 minuti, fantastico. Siamo più tranquilli. No, però in realtà Kick, perché è interessante? Perché prima abbiamo citato steak. Esatto. E Kick è... Di steak. Porca è nato proprio perché steak è stato bannato permanentemente da Twitch. Porca troia. Twitch ci hanno talmente tanti soldi che hanno copiato l'interfaccia di Twitch e hanno fatto. Hanno comprato proprio lo scheletro della piattaforma. È identica essenzialmente, però. Dove è, si può? È il capitalismo. È il capitalismo questo. Che inventa, cioè laddove si chiude una cosa si apre un altro mercato. È pazzesco. Esatto. Così è il capitalismo. Istantaneamente, tra l'altro. È il capitalismo di quelli che vorrebbero essere contro. Pensa che roba. È il no logo che diventa logo, per dirtela così. Cioè, questa roba qua. Troppi concetti tutti insieme. Non ho no, te lo spiego con un disegnino facilmente. No. Allora, c'è lo stream, c'è il cosiddetto mainstream, come dite voi, no? Dice, okay. Il mainstream, tutti dicono, io sono contro il mainstream, e quindi uno apre un canale, uno così, è lì quel generale, lì, il generale Vannacci, non abbiamo detto un cazzo sul generale tremendo Vannacci, datemi l'occasione di dire una cosa sul generale Vannacci. Volevo invitarlo con Aldo Busi, tra bravo. È vero, no, è vero. Invita qui, se rinviti il generale Vannacci, siccome non vuole venire alla mia trasmissione, ma me ne farò una ragione, il generale Vannacci vende il suo libro grazie a questo racconto. Dice, non si può dire nulla in questo paese, non si può usare la parola appunto non si può dire nulla, fa un libro, se lo autoproduce, vende 700.000, non so quante copie, si mette in tasca 800.000 euro e viene invitato in tutte le televisioni, a Mediaset ogni giorno lì, e con Zanzara la storia compresa. Del ovviamente ci sono i mostri, lì ci siamo noi. Con questa storia del non si può dire nulla, alcuni mondi hanno costruito soldi, denaro, fortune e carriere. Quindi non è vero che non si può dire nulla, si può dire tutto. Sono loro che a un certo punto, appena qualcuno dice sì, però non è che sia inelegante, è che è inopportuno che tu dica... È inopportuno, subito ti dicono, no,
ma allora c'è la censura. Allora ti ho spiegato qual è questo meccanismo molto semplice, dove da una parte c'è quello che dicono essere il mainstream e dall'altra c'è tutto un mondo che fa i soldi dicendo di essere contro quel mainstream. Chiaro, che alla fine è sempre mainstream, però se ci pensi, che è come il logo e il no logo. Quando ci fu la battaglia contro i marchi nacque tutto un movimento con Naomi Klein, si chiamava, che si chiamava no logo. Bene, il no logo era diventato un logo, era diventato un brand, era diventato un mercato. Quindi questi che volevano essere contro il mercato in realtà si erano inventati, secondo me anche in modo intelligente, un altro tipo di mercato. Ma su questo, io sono d'accordissimo. Vi ho annoiato, su David. No, è un discorso stimolante che in realtà abbiamo affrontato anche noi proprio su Twitch. E parzialmente anche nella puntata con Saviano abbiamo parlato di quanto adesso il mainstream vada nella direzione del il politicamente corrotto ha rotto i coglioni, sì. Però c'è una cosa da dire, secondo me, purtroppo censurando la parola, okay, ma non si censura niente. No, qua il caso, parlo del caso di Twitch, no? Mm-hmm. In realtà fornisci armi ai finti oppressi. Secondo me non bisogna fornire quegli assist, ma semplicemente spiegare perché una cosa non ha più senso. Ad esempio utilizzare il termine come insulto. Esatto. Certo. In realtà è identifica te stesso. Se tu associ al fatto di essere omosessuale una caratteristica negativa, tu, appunto, sei una persona negativa, chiaramente, no? Posso fare una piccola aggiunta a questo discorso? Io sono del parere che tu puoi dire il cazzo che vuoi, puoi fare il cazzo che vuoi, ma su cioè vi pongo un quesito: siete d'accordo a mettere lo speed su qualsiasi piattaforma digitale in modo tale che se parli c'è il tuo documento? Assolutamente, e tu sì, sia riconoscibile. Geniale. Legare quel che di tu, Federico, quello che dici ogni giorno è monitorato, si sa chi sei, l'account è tuo, sei qui con la tua faccia, i tuoi tatuaggi, quindi quello che, e paghi per quello che dici, perché se dici una cazzata e qualcuno si arrabbia ti querelano. Voglio sapere perché qui io spesso c'ho dei fake. Infatti io c'ho questa battaglia contro il Twitter calcio. Assolutamente. Bel mondo pure oggi, quello, bel ambientino. No, oggi ho fatto una diretta, infatti sono in tendenza su Twitter in questo momento, su X, perché praticamente ho fatto una diretta dove ho detto: guardate, praticamente la storia è che mio figlio va a fare la cosa coi calciatori, okay, che è una cosa che tipo i bambini che vanno, sì, okay, fanno, sì, fanno tutti i bambini, ok, okay. Alcuni su Twitter di questo cazzo di mondo del Twitter calcio prende la foto e dice, foto con mio figlio Teo Hernandez con scritto: hai un proiettile solo, a chi spari? Pazzesco. E un altro scrive: sono contento, spero che al figlio che a Leone Lucia Ferrani venga un tumore al polmone destro. Pazzesco. E anche io dico: metteteci la faccia, ragazzi, perché tutti mi dicono: ah, tu dici del black humor, hai fatto la battuta su Emanuele Orlandi. Ho detto: raga, ma la battuta su Emanuele Orlandi, sapete chi sono? Nome, certo, cognome, certo, tutto. Oggi, siccome uno di questi qua, quello del proiettile, ha già mandato una letterina dall'avvocato. Ma l'hanno identificato o no? Intanto? Ovvio. Benissimo. Ovvio. Fantastico. Ovvio. L'hanno identificato e si è portato avanti. E ha fatto scrivere al mio avvocato che vuole mandare una lettera di scuse, però vuole mandarla anonima. Eh no? Amico mio. Voglio sapere chi sei. È amico mio. Nome e cognome, amico mio. Nome e cognome. Amico mio. Bravissimo. Comunque, allora voglio sapere chi sei. Voglio mettere la tua faccia. Esatto. E siccome. vorrei, una volta si sarebbe appesa si sarebbero, come dire, affisse in tutte le città la faccia di questa persona. Oggi abbiamo questo. Esatto. E quindi io voglio avere nome e cognome con la tua faccia. Esatto. Anche con l'indirizzo. Non di casa, bravissimo, magari, ma la città. Bravissimo. La città la metterei. Poi per chi dice: ah, ma tu metti tuo figlio sui social, io magari sbaglio, ma io pretendo. Ma quello lo decidi tu, però, sei il padre. No, ma io pretendo. No, ma uno può dire anche sbagliato e tu esponi i tuoi figli, va bene, ok. Io pretendo che il mondo virtuale sia esattamente pedissequo al mondo reale. Assolutamente. Assolutamente. Dove se auguri un cancro a un bambino, paghi le conseguenze. Voglio sapere chi sei. Vabbè, mi danno del forcaiolo perché dicono: ma adesso perché lui ha chiesto scusa per Emanuele Orlandi, questo gli chiede scusa, non va bene. No, perché io ho chiesto scusa con la mia faccia, il mio nome e il mio cognome. C'è una differenza. Vuoi chiedere scusa? Mi fai un bel video. Sì, sì. Se magari ti metti in ginocchio anche meglio. Sì, sì. Sì. C'è una differenza, secondo me, abissale, che è proprio questa, cioè la responsabilità. E ci colleghiamo al discorso della parola, no? Si può fare una battuta tosta, black humor. Federico ha fatto quella battuta, ne ha risposto direttamente con Pietro Orlandi, oggi è venuto anche qua per registrare una puntata, e da lì è nato anche un bel incontro. Immagino, un bel rapporto, anche. Noi diciamo che ci siamo arricchiti grazie a quello che ci ha raccontato e speriamo di poter contribuire. Quindi il punto qual è? Toccando anche il vietare, è giusto secondo me non reprimere,
battute, no? Pensieri di un certo tipo, ma pagare le conseguenze, pagare le conseguenze delle proprie azioni, essere responsabili di assolutamente quello che sì. Assolutamente. Ti faccio un esempio, sì. A me che adesso guarda l'ho screenshotato poco fa, però guarda, stai un fire, eh? No, no, mica sono nero, raga. È un tema, in realtà è un tema, è un tema importantissimo che ci troveremo ad affrontare nei prossimi anni. Se ne parlò già 10 anni fa il patentino del web. Però effettivamente deve esserci una responsabilità penale. Sì, a parte che secondo me poi più sono passati gli anni, più il web si è cresciuto, ha creato nuove piattaforme, nuove valvole di sfogo per le persone, più è diventato tossico. Più sì. La gente ha trovato un pretesto per poter sempre dire la propria senza pensare che non nessuno... Perché non paga nessuno. Cioè la gente vive questi social come un luogo nel quale può dire qualunque cosa senza assumersi la responsabilità di quel che dice. È pure vero quello che dice Gabri, che è esattamente come il discorso di Kik, nel momento in cui magari Instagram, Facebook, Twitch cominceranno magari a pretendere un documento, uno farà su Telegram. Ma quello però diventa fondamentale. Certo, obbligare purtroppo... le piattaforme a delle regole. No, se le piattaforme sono, usiamo questa metafora, questa immagine, se le piattaforme sono delle autostrade, tu per andare in autostrada devi rispettare delle regole. Esatto, tipo per esempio questo qua, che è il prossimo che vado a pigliare. Che è nome e cognome. Si chiama così. Davidone, io e Davidone su X abbiamo una storia un po' lunga, perché aveva già detto che era contento che mi era morto il cane, gli aveva detto che era un coglione. Davidone dice: "Eccomi, ci metto la faccia, così posso finalmente dire, assumendomi le mie responsabilità, che godo per il problemino al pancreas di Fedez." Ma perché non deve dire Davidone, questa è la tua faccia da cazzo. Davidone, sai cosa mi manca oltre alla tua faccia da cazzo? Il tuo nome e il tuo cognome, amico mio. Quando avrai i coglioni di fare il tuo nome e il tuo cognome, avrai i coglioni, esattamente, sarai un uomo, potrai identificarti come uomo, capisci? L'unica cosa che aggiungo a questo discorso perché così è troppo facile. Io sono d'accordo, metto la foto, la faccia di sto cazzo di Davidone. Allora, beh, dimmi chi sei, io su no? Questo sono d'accordo sul concetto, meno sulla modalità che esprimete, nel senso che e parlo anche per esperienza personale, quindi non è che dall'esterno dico vabbè, ma voi vi insultano, a me mi frega un cazzo. Forse anche Gabriele su questo ci possiamo trovare, nel senso che voi in questo caso avete anche un potere che è sproporzionato, esattamente come il potere dell'anonimo nei confronti della star. Sì. Cioè nel momento in cui rimani anonimo tu sei molto più potente, anche perché fai parte di ma io di ti dico massa. Farò abuso di potere, ma te lo dico perché se tocchi i miei figli io ti devasto. Ecco, questo però lo puoi dire, non me ne frega un cazzo. Questo lo puoi dire e tu. La gente crede che sia sbagliato, non me ne frega un cazzo. Farò qualcosa di illegale, non me ne frega un cazzo. Io andrò dalla mamma di Davidone, andrò dal datore di lavoro di Davidone, andrò dalla fidanzata di Davidone a dire vi sembra normale quello che fa questa persona qui? Vi sembra questa però, un uomo? Questa però, se questo è un uomo, questa però è la rabbia di un singolo, certo, che è comprensibile. Se invece dobbiamo ragionare come dovrebbe ragionare uno Stato o una piattaforma al quale viene imposto un metodo comportamentale, ovviamente non deve ragionare come Federico, esattamente ovvio, come il padre che magari perde la figlia poiché è uccisa, e quel padre magari solo si fa giustizia da solo, tu puoi comprendere quella scelta, non condividerla, ma lo Stato no. Quindi in un'ottica di questo discorso che abbiamo aperto di un patentino del web, chiaramente andrebbe anche un po' modellata secondo me anche la forza dell'influencer. Cioè nel senso un Federico che attacca magari un Davidone di turno nel momento in cui non è anonimo, secondo me, cioè, al di là poi del... Tu immagina però, ti dipingo uno scenario, scusa Davide, se io avessi saputo già chi fossero queste persone, io non avrei pubblicato niente, avrei denunciato e basta. Certo, ma è per questo, capito? Che è per questo, cioè, che io è in giusto. Questo momento sto facendo leva su, è vero, un potere che ho, perché... Perché se fossi una persona normale non avrei strumenti per difendermi. Certo, ma infatti è giusto. E questo è un mio privilegio e non è normale questa cosa. Ma non è un abuso di potere in questo caso. No, è semplicemente la tua condizione che ti permette però di condurre una battaglia che è assolutamente giusta. Cioè, se il web è un'autostrada, in autostrada ci deve essere la targa. Questo e la targa identifica il mezzo. Questo è il principio. E lì però in quell'autostrada siamo tutti uguali. Cioè magari lui ha la macchinetta un po' più potente, quell'altro ce l'ha meno potente. Puoi dire il cazzo che vuoi. Entrambi hanno lo stesso limite. Di velocità. Però entrambi hanno lo stesso limite di velocità. Io su questo sono d'accordo, questo secondo me l'abuso un po' sussiste nel momento in cui ovviamente si ha una forza diversa, e per me è lo stesso identico abuso dell'anonimo che ti attacca nascondendosi, a maggior ragione quando questo singolo anonimo diventano tanti. Perché poi, e qua coinvolgo pure Gabriele, perché poi tu, diciamo che nel corso della tua carriera sei sempre riuscito un po' a fregartene delle critiche, però come hai detto prima non è sempre facilissimo, perché tu vedi una massa indistinta
di nickname. Tipo, c'è stato un periodo in cui hai detto mollo tutto perché non reggo più botta? No. Sei sempre andato dritto? Cioè, piuttosto ci stavo male, ci rimanevo male, magari me la vivevo male per giorni, però di prendere e abbandonare tutto per cosa? Per delle persone che alla fine... Cioè, sono lì a cercare di provocarti un male per quale motivo? Perché gli abbiamo toccato che cosa? E quale punto del loro onore? Cioè, facendo che cosa? Facendo. Dicendolo, cioè, mettendoci a nudo sul web, tra virgolette, mettendoci a. Quindi non. Secondo me non ha neanche troppo senso stare lì ad avvelenarsi troppo su certi utenti e su certi. Sono d'accordo, ma guarda, io. Guarda, me ne scrivono di ogni su di me. Ma infatti quando a me mi dicono tu hai esposto tuo figlio a questa cosa a mio figlio non era mai successa. È successa perché ha fatto la cosa del calcio, come fanno altri bambini, e semplicemente, essendo noto, ha scatenato quest'ironia qua. No, ma non è giustificabile in nessun modo. Ma chi giustifica? Cioè, io, anche quelli che dicono vai, è colpa tua perché tu... Ma ragazzi, ma come fai a giustificare un'azione del genere? No, non c'entra nulla. E quindi a me mi puoi augurare tutti i cancri del mondo e a me non me ne fotte una sega. Però se tocchi i miei figli in questa maniera qua... a me non mi sta ma bene. Ma da padre è legittimo che tu, cioè, a me non, senso, mi sta bene. Provi queste emozioni. È normale che insomma, poi alla fine il tuo cervello ti porti a provare questo, a comportarti in un certo modo. Però se vogliamo veramente lavorare, compreso il buon Gabrone, tutti insieme, no? Content creator, chi più grande, chi meno, se vogliamo lavorare ad una maturazione del mezzo, come avviene in tutte le civiltà, si andrà, secondo me, si deve andare in quella direzione. Cioè, normale, che è diverso però dal, chiamiamolo, censurare il termine, no, singolo, perché lì è stupido, non cioè devi nel momento in... nulla, devi, esatto, rendere responsabile. Ti faccio un esempio, David, un esempio su YouTube, non su Twitch. Recentemente ci hanno buttato giù un video, era un ricaricamento di una live in cui abbiamo ospitato il carissimo, tu conosci bene, Max Legesonfe. Ah, come no, il, certo, carissimo Max. All'interno di questa diretta fatta su Twitch e poi ricaricata su YouTube c'è stata una frase in chiave ovviamente sarcastica, ironica, come fate voi del resto. Vabbè, ma tanto lo sappiamo chi governa il mondo. E lui risponde: chi sono loro? Gli ebrei. Bloccato il video su YouTube, strike al canale con quel minutaggio specifico. Questa secondo me è una cosa sbagliata, perché se ovviamente va condannato l'antisemitismo, come l'insultare un bambino, come l'augurarti la morte, eccetera, devi utilizzare un minimo di contesto, no? Cioè devi capire che si può fare una battuta, come da voi succede 40 volte al giorno, no? Sì, pure tu, sì, dici delle cose molto forti, anche brutali, ma stai scherzando, no? Cioè, quando magari, che ne so, dici una cosa spiacevole, ma si capisce dal tono, dal contesto, no, dal ruolo che hai. Ci sono delle cose che però scatenano odio e alimentano dei luoghi comuni impressionanti, no? Quindi anche lì, una cosa che incita all'odio, che scatena all'odio, è lecita? Fino a che punto è lecita? Secondo me in base al contesto, cioè bisogna analizzare tutto, sì, la trasmissione, sì, chi la sta conducendo, come, chi viene ospitato, cosa dice, cosa non dice. Però a quel punto uno ti dice: tu non hai capito il tono con il quale io stavo scrivendo. Sì. No, però, cioè, però nel senso... a quel punto sai, il contesto uno te lo può dipingere come... Beh, ma è quello che avviene con la legge. Anche la legge è interpretazione di un singolo caso. Sì, il contesto, sì, è okay, fondamentale. Ok, però mettiti, dipingi lo scenario in cui uno fa una battuta sarcastica dove ti augura la morte. E lui dice: guarda, ero ironico. Ma esistono i tribunali per questo. Eh sì, ma ti ripeto, la legge italiana in questo momento ti permette di dire, di augurare a un bambino di 5 anni un cancro. Vabbè, dipende. Vediamo, magari no, magari non... no. È terribile se ci pensi. Cioè, però effettivamente è un compromesso che abbiamo, perché come fai? Da una parte io devo preservare la possibilità di fare black humor, ok? Mm-hmm. Di fare sarcasmo, di fare ironia, anche satira politica, no? Abbiamo parlato di politica. Dall'altra parte devi tutelare un eventuale oppresso, sì, sì, quindi una minoranza magari viene insultata. Per questo serve l'intervento umano, un algoritmo non può farlo. Infatti arriva magari istantaneamente il blocco algoritmico e là, ok. Poi dopo subentra l'intervento umano. Però molto spesso queste piattaforme, YouTube lo sta facendo in questi ultimi mesi per la questione ovviamente sulla striscia di Gaza, quindi ha intensificato un po' i controlli su questo e ci sta. Poi abbiamo tagliato quel minutaggio, abbiamo ricaricato e chi se ne frega, non è che bisogna piangere per questo. Però per far capire che ovviamente ogni singolo caso andrebbe esaminato. No, no, ma infatti io una cosa che trovo aberrante, che ho notato su YouTube, guardando i podcast di Crime, sì, Elisa True Crime, che saluto, sono cara, fan. Ufficialmente invitata. Ma vive in Cina, ho scoperto. Vabbè, verrà in Italia prima. Vabbè, poi. Okay. Comunque, Elisa True Crime, quando deve dire tipo stupro, sì, omicidio, censura la parola, perché sennò l'algoritmo sente la parola, che noi non censureremo in questo caso, e ti penalizza.
Questa, ma è... che stronzata questa è? Questa è una stupidata. Cioè, lei sta raccontando un caso. Questa è una stupidata. Lei sta raccontando un caso di crime. Questa è l'idiozia dell'algoritmo. Cioè, però. E lei deve censurare la parola, oppure ce n'è un'altra che seguo io, l'occhio che ripe di YouTube. Che quando dice che uno si droga, non può dire pippava la cocaina, dice faceva uso di sostanzine. Ma che cazzo? Sì, sì, sì. Cioè, ma è quello però che dicevo. Vabbè, questa è idiozia. È quello che dicevo, però, a te, Davide, in relazione al discorso che aveva sollevato Gabriele, no, sulla tolleranza della parola. Il problema qua è macroscopico, perché se io ho bisogno, ad esempio, di raccontare in maniera cruda un omicidio brutale, ok, devo entrare nel dettaglio, o voglio entrare nel dettaglio perché voglio raccontare una storia, devi essere libero di poterlo fare, perché quella magari è una storia che io sto divulgando, no? È che c'è una sproporzione da un lato e dall'altro, ma certo, non c'è bilanciamento. E per tornare al discorso che faceva il buon David sugli oppressori che si fingono oppressi, è verissimo che adesso è molto più conveniente stare dalla parte di chi dice non si può più dire nulla. Tra l'altro, dialetticamente si può dire tutto se ne si è in grado. Ed è molto più facile, anche perché al governo abbiamo comunque una maggioranza che è andata molto in quella direzione. Oggi stare contro il mainstream, ad esempio, è esattamente fare quello che ti dico. È molto più difficile mainstream. Negli ultimi anni. Oggi, purtroppo, il mainstream ti dice che i rom rubano, ad esempio, no? Cioè, nel mainstream, tu continuamente in tutte le televisioni si dice una cosa che sarebbe anche concettualmente qualche anno fa inammissibile da dire pubblicamente, i rom come fossero una categoria. No, secondo me è anche passato. E poi ti dicono, no, ma questo non ci fate dire nulla. Come faccio a dire nulla? Ma lo dite in continuazione, ogni giorno lo dite questo. Ma è vero che si è creato un marketing assolutamente anche sul non ci fate più dire niente. Il non ci fate più dire nulla è un business. Tra l'altro, ripeto, basta guardare l'America per capirlo. Forse Gabriele, che è un altro che segue i contenuti americani, no? Avrei visto pure Andrew Tate. Cioè, è successa la stessa cosa. C'è stata l'ondata LGBT woke in America, inizialmente super estrema, inizialmente piena di cazzate, estremismi. Dopo un po' è arrivata qua in Italia, follia. Stessa cosa, cioè la coppia sbiadita. Adesso e poi là, esatto, c'è stato il moto di rivolta dell'uomo che non è più forte, adesso deve imporsi, e quindi c'è l'Andrew Tate di turno che diventa quello che... La risposta a quelle altre follie. Esatto, il Matrix, questo, no? È il mercato. Esatto. Sì, sì. E Cruciani è un po' l'Andrew Tate italiano. Ma Cruciani alla fine è buono, veramente. Sì, non gliene frega un cazzo. Nulla, tu pensi che lui creda alle cose che dice? Secondo me alcune no. Sì. Secondo ma io lo conosco, ormai lavoriamo insieme da 12 anni e io non ho bisogno, adesso devo andare in diretta della trasmissione, infatti manca un quarto d'ora, sarà incazzato Lino perché arriverò tardi, ma io so già esattamente che cosa dirà. Cioè, quando io vedo una notizia, so già esattamente quale però sarà. Però secondo me non posizione. Ci crede. Ma no, a molte delle cose che dici, se li lava i capelli, no, questo so che è un grande tema molto dibattuto, ti confermo che no, si fa una doccia ogni 3-4 giorni, ma non è un ambientalista. Ma Gottardo invece? Ma no, che c'è da Gottardo? Che fine ha fatto Gottardo? Che fine ha fatto Gottardo? Ma cos'è Gottardo? Non lo so io. Poverito. Me lo devi dire tu, mica io. Che devo stare qua? Che ma non lo so, io. Sarà lì a fare le sue cose Gottardo. Te lo suggerirei io all'orecchio. E non so manco chi sia Gottardo. Vogliamo salutarlo Gottardo. Ma certo, salutiamolo, la grande. Carissimo, non è colpa mia, lo suggerirei io. Ciao, che è colpa? Ciao. Chi è Gottardo? Gabbone qui. Gottardo, è stato un host della Zanzara. È stato sì uno dei il latino si dice tertium non datur, però era il terzo. Mi sono incazzato molto con lui all'epoca del Covid proprio. Meraviglioso. Le compilation era tutto vero lì, ma si vede che era vero, raga. Cioè io non si può fingere, come voi sapete bene, alla radio non è che puoi fingere il tono di voce, vede, la cosa. Vede, io lì mi sono incazzato davvero, anche con Cruciani, mi sono incazzato. Sì, sì, mi fa molto ridere quando lui chiama Cruciani a Radio Monella Vagabonda. Cosa che faccia lui? A Radio Monella. No, lui, radio. Ah, e comunque chiama Cruciani ospite. E lo tratta malissimo. Esatto, sì, sì. Adesso se vuoi ti svelo anche come si chiama, non si capisce come si chiama. Vabbè. Ah, il morning show. Il morning show. Sì, ma è Sumo Radio Monella Latte Miele. Vagabonda. Boh, che cazzo no, Latte Miele è un'altra. Che cazzo è Latte Miele è un'altra cosa. Va bene, ragazzi. Allora, grazie mille. Secondo me, top puntata, top tempi radiofonici. Grazie. Un ringraziamento a Gabbione. A Gabbione. Grazie. A Gabbione. Come si chiama? Gabrone, il gabrone. Ricordatelo, bravo Gabrone. Ma prima di finire la puntata posso chiedervi il permesso se posso invitare a cena la vostra assistente? Cosa fa? Ma rimorchia con la Francesca? Sì, puoi invitarla. Ma bisogna vedere se lei vuole, bro. Francesca, tu cosa ne pensi? No, puoi chiederlo, ho detto, non ho detto. Stasera a cena? Oddio, stasera, già stasera, va bene. Ne parliamo poi.
Ne parliamo dopo. Sì, no, secondo me è un no. E non è male, però. Okay. Ne parliamo. Sai poi. Che se lo chiedevi a lei, ti mandava a fare in culo, credo. Però hai scelto. Il gabbrone. Ma perché io ho buon gusto. Cioè, anche lei è bellissima. Nel senso, no, è bellissima. Gaff, una gaff dietro l'altra. Il gabbrone è una cosa pazzesca. Se poteste vedere la faccia di Leonora in questo momento. Mamma mia, mamma mia, allucinante. Vabbè, per questo che l'ho invitato. È un fenomeno. Il suo malgrado è un fenomeno. Mamma mia, gaffer di prima. Bravo. Basta. Il gaffone. Bene, bene. Per favore, ciao, non piangere. Ragazzi. Grazie davvero a David Parenzo e al Gabbrone, grazie, un grande voi, applauso, grazie, e al grande staff di Muschio Selvaggio con una nuova stagione. Siamo ancora nella vecchia, però voi la vedrete a gennaio questa 2024. Puntata. Settimana prossima, Rondo da Sosa. Rimango real, rimango nella narrazione di strada, ma ridò un po' della mia ricchezza al mio quartiere, alla mia gente. Lo trovo molto più sano che farsi la guerra tra gang, non so come dire, no? Ovviamente. Sei d'accordo, Tia? Non ti ha ascoltato. Mi ha cagato. Ma no.